grande evento dedicato al food and beverage di qualità che anche quest'anno torna a stupire e a coinvolgere il pubblico, confermandosi come uno dei pilastri dell'estate salentina. È il Fish and Gin Festival, una manifestazione giovane ma che in poco tempo ha conquistato sponsor e brand internazionali e che per questa edizione si articola in due tappe, dal 27 al 29 luglio a Gallipoli al Parco Gondare e il 3, 4 e 5 agosto a Marina di Ginosa all'Elephant Park. 300 etichette di gin e spritz provenienti da tutto il mondo, masterclass, un'area mixology circus e spettacolari cocktail competition. Protagonisti rinomati bartender come Bruno Vanzan, Ilaria Bello, Federico Tomaselli, Matteo Di Ieno e Diego Melorio, che hanno sorpreso tutti con le ricette e le creazioni più innovative di cocktail al gin, ma non solo. Grande attenzione anche al food pairing, l'abbinamento dei cocktail ai piatti straordinari legati al territorio. Importante è anche il messaggio che il Fish and Gin Festival vuole lanciare, ovvero sensibilizzare sul consumo consapevole di alcol, perché si può bere, sì, ma solo responsabilmente. Il nostro festival, Fish and Gin Festival, nasce per incentivare il nostro territorio, incentivare il bere responsabile soprattutto. Facciamo appunto delle attività rivolte a questo. La nostra soddisfazione sta nel fatto che produttori e bartender, ma anche food truck importanti da tutta Italia vengono qui a trovarci, e viceversa, perché abbiamo anche avuto delle richieste per spostare il festival fuori dalle nostre zone. Questo per noi è un orgoglio, perché siamo contenti di portare la Puglia fuori dalla Puglia, per noi è una soddisfazione. Parte proprio con questo presupposto il festival. Tante le novità del settore presentate dai brand ambassador e dagli stessi produttori in uno spazio docco completamente dedicato all'approfondimento. Per noi che veniamo dalla Toscana, comunque patria dell'olio, abbiamo scelto la Puglia, un'altra patria dell'olio, perché comunque noi produciamo un gin con all'interno una selezione di olio biologico, e quindi per noi la Puglia è un punto di riferimento sia dal punto di vista appunto dell'olio che del gin. Quindi per noi potrebbe essere un buon trampolino di lancio, e perciò abbiamo scelto proprio il Fish and Gin per fare questo. Ecco. L'idea di Schipa nasce appunto quella da un forno, quindi da un forno di famiglia, e si sa, nei forni spesso la sera rimane un bel po' di pane. Quindi originariamente si è pensato di usare questo pane per produrre una birra. Da qualche anno è nata anche l'idea del gin, quindi di usare il pane come una botanicals vera e propria durante l'aromatizzazione del gin. Quindi è come se fosse un London Dry, quindi di facile bevuta, facilmente miscibile anche nei drink, e alla peculiarità del pane, non tanto al settore olfattivo ma molto al gusto, il gusto di grano e di pane. Canoo, un progetto di un'azienda e una cooperativa di Fossombrosa, quindi di Pesaro Urbino, e anche a chilometro zero, perché parte dell'azienda delle canucce biologiche nasce e arriva da Gravina di Puglia. Abbiamo la possibilità per tutte le persone celiache che possono gustarsi un drink bevendo una cannuccia pensata esclusivamente biologica, gluten free e riciclabile, quindi nella massima sicurezza, tra l'altro grazie anche al Ministero della Salute che ci ha dato l'esclusiva e il brevetto per poter utilizzarla anche nei drink. È stata pensata come prima azienda in Italia non per una pasta da mangiare, ma esclusivamente per una pasta per essere utilizzata nei drink, sia analcolici che alcolici. Una kermesse che continua a crescere, quest'anno super ospite dell'evento in veste di sindaco di Gin City, Mario Bolivar per Identità Golose. E poi grandi nomi della musica come i Sud Sound System, Antonio Castrignano e Cristina D'Avena. Ma anche uno sguardo alla solidarietà con due attività di beneficenza: il motoraduno con il protagonista il motoclub Salentum Terre e il live painting, l'arte di chi sa usare i colori e rendere uniche e preziose le bottiglie di gin. Una scommessa quella dei giovani ma talentuosi fondatori del Fish and Gin Festival che, visti i risultati, si può dire vinta con successo. Quest'anno abbiamo anche avviato un'indagine socio-economica insieme a varie università, tra cui la Sapienza Università di Roma, l'Università di Nizza e l'Università di Strasburgo, per la valutazione dell'evento Fish and Gin Festival come impatto socio-economico.